Abbiamo parlato a lungo dell'illuminismo, delle sue idee, dei suoi esponenti principali sia in Francia che nel resto d'Europa, in Scozia, in Italia e così via, e ogni volta che abbiamo presentato questa corrente filosofica abbiamo detto: la conosciamo, la vediamo perché ci serve proprio per capire la storia, perché questi pensatori influirono direttamente sulle riforme di alcuni sovrani in giro per l'Europa. Ebbene, finalmente siamo arrivati al punto in cui parliamo di questi benedetti sovrani e di queste benedette riforme. Parliamo cioè del cosiddetto assolutismo illuminato o dispotismo illuminato. Lo si chiama in entrambi i modi a seconda dei libri di testo, a seconda dei saggi. Ma è la stessa cosa, un fenomeno che si diffuse in Europa appunto nel Settecento, che portò molti grandi uomini di Stato in vari paesi europei ad applicare riforme ispirate direttamente dal pensiero dei filosofi che abbiamo visto. Oggi vediamo quali riforme, iniziamo questo percorso più in dettaglio sugli aspetti storico-politici dell'illuminismo. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno, Scrip, Ferretti. 98esima puntata. Le riforme dell'assolutismo illuminato. Eccoci qui ben trovati di nuovo insieme per parlare per qualche minuto, per una ventina di minuti circa, di storia e soprattutto di storia del Settecento, secolo che abbiamo iniziato a vedere già da varie puntate, l'abbiamo visto sotto diversi punti di vista, ma finalmente arriviamo a queste agognate riforme che vi ho citato più volte, vi ho menzionato più volte, dicendo che poi avremmo approfondito. Oggi iniziamo ad approfondire, ci vorrà qualche puntata in realtà per vedere tutte le più importanti riforme di questo assolutismo illuminato, ma partiamo. Partiamo soprattutto sottolineando il legame con la filosofia illuminista. Noi abbiamo detto che ci sono in Francia pensatori come Voltaire, come Diderot, come D'Alembert, come Montesquieu, in parte come Rousseau, ma poi abbiamo detto in Scozia, abbiamo incontrato il nostro amico Adam Smith, abbiamo incontrato personaggi come, velocemente, Hume, come lo stesso Gibbon per quanto riguarda la storiografia. Abbiamo citato en passant anche Kant in Germania, in Italia abbiamo parlato di Beccaria, insomma tanti filosofi che a volte si occupano dei temi più disparati, alcuni di economia, alcuni di storia, alcuni di scienze, Linneo, eccetera, alcuni anche più direttamente di politica. Beccaria è uno di questi quando parla dei diritti e delle pene, ad esempio. Voltaire è uno di questi, abbiamo parlato a lungo anche della tolleranza, ad esempio. Insomma, questi filosofi non sono però, come dicevamo in principio, filosofi che stanno sulla loro torre d'avorio, che stanno al di fuori del dibattito pubblico, che scrivono libri e basta. Sono filosofi che vogliono poi intervenire sulla società del loro tempo, sulla situazione politica del loro tempo. E lo fanno, riescono a farlo in varie situazioni. Vedremo brevemente nelle prossime puntate alcuni paesi in cui queste riforme vengono messe in atto, ma faccio subito notare una mancanza importante. Noi parleremo ad esempio della Prussia, parleremo della Russia, parleremo dell'Austria, parleremo di certe zone d'Italia, non parleremo mai della Francia. In effetti, la Francia, nonostante sia stato uno dei paesi principali, se non il principale, come casa dell'illuminismo, ecco, la Francia rimase in un certo senso tagliata fuori dalle riforme. E questo è un po' un paradosso, ma è un paradosso importante poi per capire quello che accadrà a fine secolo in Francia. Varie monarchie europee infatti tentarono di rinnovarsi, tentarono di varare riforme per rendersi più efficienti, per rendersi più moderni, per funzionare meglio e per garantire migliori diritti. Questo però non accadde in Francia. Perché? Perché in Francia il processo venne sostanzialmente bloccato già in culla, potremmo dire, dal fatto che c'era una forte presenza della nobiltà in Francia che non era assolutamente disposta a scendere a patti, che non era assolutamente disposta a cedere i propri diritti, i propri privilegi, verrebbe da dire. E soprattutto non c'era una monarchia forte che potesse esautorare questa nobiltà. Come vedremo infatti, le riforme di questo dispotismo o assolutismo illuminato sono spesso riforme di stampo borghese, tipicamente borghese. Lo stesso illuminismo, l'abbiamo detto fin dal principio, è una filosofia sostanzialmente borghese, che esalta i valori della scienza, del progresso, del lavoro, della proprietà privata, valori tipicamente borghesi.
che si scontrano con i valori invece dell'antica nobiltà. Per gli illuministi la nobiltà è qualcosa di sorpassato, qualcosa di antico, qualcosa anche di immobile, di fermo, di rigido, da superare. Ecco, in effetti in tutti i paesi in cui le riforme illuministe prenderanno piede, noi vedremo effettivamente che i sovrani riusciranno a metterli in campo, alleandosi generalmente con la classe borghese, in modo da esautorare o comunque limitare il potere della classe nobiliare. Molti sovrani infatti vareranno queste riforme proprio per indebolire l'influenza della nobiltà, dei vecchi ceti, anche della Chiesa Cattolica sullo Stato, in modo da rafforzare da un lato lo Stato, ma indirettamente anche da rafforzare il ruolo della borghesia, vista come nuova classe interessata agli affari, al progresso economico, alla crescita, eccetera. Ora, questo è possibile laddove o il sovrano sia abbastanza forte da entrare in duello con la nobiltà e sconfiggerla, o comunque ridimensionarla, o laddove almeno ci sia una borghesia abbastanza forte da allearsi col sovrano nel tentare di limitare l'influenza e il peso della nobiltà. Ecco, in Francia queste condizioni attorno alla metà del Settecento ancora non ci sono. C'è sì una borghesia che sta crescendo, come abbiamo visto anche molti pensatori ci fanno interpreti della mentalità di questa borghesia, ma c'è una monarchia estremamente debole. I vari successori di Luigi XIV, cioè Luigi XV, Luigi XVI, e più avanti ne parleremo anche più in dettaglio, si rivelano sovrani piuttosto incapaci e inetti, incapaci di avere anche la forza e il coraggio di mettere mano ad alcune riforme che in Francia sono viste come necessarie, ma non vengono di fatto messe in pratica. Pertanto la Francia rinvierà per molto tempo queste riforme e ne pagherà anche un po' lo scotto, e ne parleremo a suo tempo. In altri paesi invece le riforme vengono messe in campo. Tra i principali sovrani illuminati bisogna menzionare sicuramente in Austria Maria Teresa e suo figlio Giuseppe II, bisogna menzionare in Prussia Federico II, che abbiamo già citato più volte, Federico il Grande, ma ne parleremo ancora dal punto di vista della sua politica interna. Dobbiamo citare in Russia Caterina II, dobbiamo citare poi anche alcuni sovrani italiani, ad esempio il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, che tra l'altro è il fratello di quel Giuseppe II d'Austria che vi citavo prima, perché la famiglia degli Asburgo esprime anche i Granduchi di Toscana. Dobbiamo citare Carlo III di Borbone, che regna a Napoli e poi si trasferirà anche in Spagna. Insomma, anche l'Italia è coinvolta da questo fenomeno. È anzi in certi casi addirittura un terreno di sperimentazione. Per quanto riguarda l'Austria, soprattutto appunto Giuseppe II oppure suo fratello Pietro Leopoldo, tenteranno di sperimentare prima in Italia alcune riforme che poi, vedendo come vanno in Italia, si tenterà di applicare anche in Austria, come se l'Italia fosse appunto il laboratorio in cui provare a vedere gli effetti di alcuni cambiamenti anche importanti. Questo in effetti rende l'Italia per un certo periodo uno dei punti nevralgici della scena europea, uno dei punti più interessanti, dei luoghi più interessanti dove alcune riforme importanti vengono messe in campo. Ma quali sono queste riforme che generalmente si tenta di applicare? Noi poi vedremo caso per caso le specificità della Prussia, dell'Austria, della Russia, dell'Italia. Però in generale possiamo comunque tracciare alcune linee comuni che si ritrovano, magari in toni lievemente diversi, però in quasi tutti i paesi soggetti a questo dispotismo illuminato. In primo luogo, come vi anticipavo, l'obiettivo è quello di indebolire pesantemente la nobiltà e i suoi privilegi e invece rafforzare il ruolo della borghesia, soprattutto di una nuova burocrazia borghese. Fino a quel momento il potere nei vari stati era stato retto certo dal sovrano, dal monarca, ma era stato, soprattutto in quei paesi in cui sopravvivevano con forza i vecchi ordinamenti, era stato condiviso anche con la nobiltà, che manteneva molti privilegi e molti diritti e molta parte di sovranità nei territori da essa controllati. Ecco, l'obiettivo di molte delle riforme che vengono messe in campo in questi anni è quello di limitare sempre di più i diritti, e anzi meglio i privilegi e i poteri della nobiltà, e invece burocraticizzare lo Stato, cioè far sì che le varie funzioni del potere vengano esercitate possibilmente nella capitale, quindi al centro, da una serie di funzionari che rispondono intanto soprattutto al re, e quindi non più al
duca al conte al marchese di turno. Ma soprattutto questi funzionari che fanno parte, vanno a formare la burocrazia, devono provenire da una classe sociale diversa da quella dei nobili, che è appunto la classe sociale borghese, una classe preparata, colta, che frequenta le università, che si forma per poi mettersi a servizio dello Stato, una classe di ingegneri, di burocrati, di economisti, di personaggi giuristi ben formati nelle università pubbliche, che poi possono mettere a servizio dello Stato le loro competenze. E soprattutto l'obiettivo di questa nuova burocrazia statale, che in parte abbiamo già visto anche nei secoli precedenti, ma che adesso si tenta di istituzionalizzare, di rafforzare, è anche quello di riformare soprattutto il sistema fiscale. Uno dei privilegi più importanti su cui faceva leva la nobiltà e di cui si vantava anche la Chiesa Cattolica era quello di non essere sottoposta al normale regime fiscale, che invece veniva usato per tutti gli altri abitanti dello Stato. In genere i nobili non pagavano tasse, la Chiesa non pagava tasse, anzi molto spesso riscuotevano delle tasse o delle gabelle nei loro territori. La Chiesa riscuoteva ancora le decime, per fare un esempio. Ebbene, il tentativo di molti di questi paesi è quello di invece applicare un sistema di esazione delle tasse anche al ceto nobiliare, anche alla Chiesa Cattolica, in qualche modo, in qualche misura. Magari ci si riesce in piccola parte, ci si riesce con mosse, diciamo così, piuttosto simboliche all'inizio, ma si tenta di imporre un nuovo principio, che di fatto sarà quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Perché i nobili non pagavano le tasse? Perché erano ritenuti dalle stesse leggi di origine medievale diversi dal resto della popolazione. Se il resto della popolazione era tenuto a pagare le tasse, i nobili no. Perché la Chiesa non pagava le tasse? Perché di fatto era riconosciuta come un'entità separata all'interno dello Stato. Ma bisogna fare in modo di superare questa separazione e rendere anche i membri del clero, ad esempio, cittadini come gli altri, sottoposti alle stesse leggi, sottoposti agli stessi diritti e doveri. E pertanto una riforma del sistema fiscale si impone. Questo è ben voluto, ben desiderato dai vari sovrani, perché ovviamente iniziare a far pagare le tasse anche ai nobili e alla Chiesa significherebbe un gettito fiscale molto più ampio. Tenete conto che i nobili e i membri della Chiesa erano pochi numericamente all'interno dello Stato, perché rappresentavano un'estrema minoranza, ma detenevano una buona fetta della ricchezza del paese. La Chiesa, con i suoi monasteri, con le sue abbazie, con le sue parrocchie, con le sue anche terre vescovili, deteneva proprio anche un gran numero di terre, proprio di ettari e ettari di territorio, e i nobili a loro volta detenevano discrete ricchezze. Far pagare le tasse anche a loro diventava vitale per avere un maggior gettito fiscale, per avere più fondi, per poter poi finanziare tutte quelle guerre che abbiamo visto, il 700, un secolo di guerre numerosissime e dispendiosissime, e per farle bisogna avere soldi, bisogna quindi avere un fisco efficiente, bisogna avere un fisco che non fa tante differenze, che non fa tante esenzioni, che va a pescare laddove c'è ricchezza. Quindi questo è sicuramente un primo obiettivo, una forte burocrazia di origine borghese che possa riscuotere in maniera efficiente e direi egalitaria le tasse da tutti, dovunque ci sia ricchezza. Secondo elemento importante è quello di ridurre anche i privilegi ecclesiastici, come già vi anticipavo. In particolare si impone una nuova dottrina, che è quella del cosiddetto giurisdizionalismo. Cosa prevede questo giurisdizionalismo, che in parte abbiamo già citato anche nelle lezioni precedenti? Che la Chiesa perdesse i suoi privilegi, smettesse di essere un organismo interno allo Stato ma autonomo rispetto allo Stato, e si sottoponesse dunque a tutte le leggi comuni dello Stato. Fino a quel momento, infatti, dovete tenere presente che i membri della Chiesa, ad esempio il clero, non era sottoposto alle stesse leggi dello Stato. L'abbiamo parlato, ad esempio, con la questione dell'interdetto a Venezia. Quando un prete, un sacerdote, commetteva un reato, anche un reato comune, ad esempio veniva sospettato di un furto o di un omicidio, tendenzialmente non veniva giudicato dai tribunali laici, dai tribunali dello Stato, ma veniva giudicato dai tribunali ecclesiastici, cioè quelli della Chiesa, che però seguivano leggi diverse, facevano capo a ordinamenti diversi, e quindi di fatto la giustizia dello Stato non si poteva imporre, veniva
esautorata da una giustizia che era ritenuta quasi superiore in quel caso, che era la giustizia della Chiesa. Ecco, i vari paesi europei, almeno quelli che aderiscono a queste forme di dispotismo illuminato, tentano in questi anni di imporre nuove regole, di imporre le leggi dello Stato sopra le leggi della Chiesa. E quindi si tenta di mettere la Chiesa in qualche modo sotto il controllo dello Stato, soprattutto nei suoi apparati, soprattutto nella sua organizzazione, anche per quanto riguarda poi degli aspetti che possono sembrare secondari, ma non sono affatto secondari, come ad esempio l'istruzione. La Chiesa fino a quel momento aveva avuto in mano il controllo pressoché totale dell'istruzione, almeno dei ranghi più bassi, elementare, media, dei giovani di un paese. Le scuole erano scuole a volte spesso gestite anche dai gesuiti, se avete ben presente, ne abbiamo parlato con la Controriforma. E quindi in questo modo la Chiesa formava i futuri ceti dirigenti, influiva sulla loro mentalità, sulla loro formazione. Ecco, gli stati iniziano a pensare che forse il monopolio dell'istruzione elementare vada tolto alla Chiesa, che si debbano iniziare a creare scuole laiche anche a livello elementare, non più solo a livello elevato come le università. Quindi si varano progetti di questo tipo, non dappertutto, ma si iniziano a varare. E poi si tenta di colpire anche il Tribunale dell'Inquisizione, che nel 500 e nel 600, complice la Riforma Luterana e poi la Controriforma, aveva operato a sprombattuto. Il Tribunale dell'Inquisizione era ancora una volta un tribunale che faceva capo alla Chiesa, ma che in qualche modo influiva sugli affari interni dei vari paesi. Ecco, bisogna limitare questo tribunale, bisogna colpirlo, bisogna impedirgli di agire come un'entità autonoma. E alla fine a farne le spese saranno alcuni ordini ecclesiastici che avevano avuto un ruolo molto importante nel 600 magari in questo campo. In particolare molti paesi se la prenderanno coi gesuiti. Anzi, l'ordine dei gesuiti, la Compagnia di Gesù, la ricorderete, di Ignazio di Loyola, che ormai è morto e sepolto, ma i suoi eredi continuano a essere presenti e importanti e influenti in tutta Europa. Ecco, questi gesuiti verranno colpiti un po' dappertutto, perché come avevamo visto l'ordine dei gesuiti è un ordine estremamente potente, un po' perché controlla le scuole più importanti nei vari paesi, un po' perché, come dicevamo, i confessori gesuiti iniziano a entrare nelle corti europee, diventano i padri confessori dei sovrani e quindi conoscono i segreti, le leve giuste da usare coi vari uomini di potere in Europa. Ecco, un po' alla volta ci si accorge quindi del potere e dell'influenza di questi gesuiti, che di fatto rappresentano poi il potere della Chiesa Cattolica nei vari paesi, e quindi si tenta di colpirli. Verranno cacciati un po' alla volta da molti paesi, proprio verranno espulsi, fino a quando nel 1773 il Papa di allora dovrà essere addirittura costretto a sopprimere l'ordine, perché non c'è nessun paese europeo che voglia più ospitare questi benedetti gesuiti. Sarà una soppressione breve, perché poi l'ordine verrà riaperto, riformato più avanti, esiste ancora oggi. Se sapete, anche Papa Francesco è un gesuita attualmente. Ma in questa fase storica i gesuiti vengono davvero visti, etichettati in un certo senso, come il braccio potente della Chiesa, la politica della Chiesa, e quindi vengono colpiti per colpire poi la Chiesa Cattolica. Ovviamente però tenete presente che non solo i gesuiti pagheranno lo scotto di questa campagna giurisdizionalista. Verranno soppressi in molti paesi anche gli ordini, soprattutto quelli contemplativi, cioè quelli che non fanno volontariato, che non si occupano dei malati, che non si occupano dei poveri, quelli che si dedicano solo alla preghiera. Ecco, questi ordini verranno per lo più chiusi, considerati ordini parassitari, e verranno chiusi soprattutto perché in questo modo lo Stato potrà chiudere i conventi, chiudere i monasteri e incamerare i beni di questi monasteri, di questi conventi, che spesso sono beni molto cospicui, sono terre, sono ricchezze, sono ori, sono edifici. Insomma, i beni che erano di fatto inalienabili, indivisibili, non erano soggetti a imposte, come dicevamo, diventano un po' alla volta dello Stato, che incamera proprietà, incamera ricchezze e inizia poi a rivendere queste terre. Soprattutto finché erano della Chiesa, queste terre erano infatti soggette al cosiddetto sistema della mano morta, così chiamato perché era un sistema molto rigido, come la mano di un morto letteralmente. Il sistema della mano morta era quel sistema che prevedeva che la stessa Chiesa non potesse alienare, dividere o rendere proprietà private questi territori. Adesso che vengono incamerati dallo Stato invece si trasformano
in terre vendibili, alienabili, proprietà private vere e proprie e sulle quali poi si può pagare le tasse. Per lo Stato è vantaggioso perché può rivendere queste terre incamerando soldi, ma poi ci può far pagare sopra le tasse continuando a incamerare. Soldi in più le può vendere a borghesi che possono far fruttare queste terre e quindi guadagnarci loro, guadagnarci lo Stato, guadagnarci tutte, secondo quel principio che abbiamo visto già espresso dalla fisiocrazia e poi dal liberismo, che diventa il principio fondamentale. Bisogna far fruttare la terra, bisogna lavorare la terra, non lasciarla lì a poco frutto come fanno spesso i nobili e gli esponenti della Chiesa. Le terre in mano alla Chiesa, le terre in mano ai nobili spesso sono terre perdute, perché i nobili che hanno grandi terre, la Chiesa che ha grandi terre, non hanno interesse a farle fruttare in maniera intensiva, mentre i borghesi possono invece investire, lavorare, far fruttare. E quindi meglio sequestrare queste terre, incamerarle da parte dello Stato e rivenderle a borghesi che le facciano fruttare. Ultimo elemento importante, e poi li vedremo applicati caso per caso, ma ultimo elemento importante in generale di queste riforme è una riforma che partirà proprio dall'Italia e poi si espanderà in vari paesi europei un po' alla volta, che è la riforma del catasto. Vari stati tentano di censire, possiamo dire così, per la prima volta in maniera efficace, coerente e molto geometrica e misurata le terre dello Stato. Fino a quel momento, vi ho detto, si facevano pagare certo le tasse, ma molto spesso le tasse sulle proprietà e quindi sulle terre erano, diciamo, basate su stime molto alla buona, poco precise e spesso molto antiquate, per cui non si sapeva mai bene quali erano le proprietà di un certo borghese, di un altro borghese, della chiesa, del nobile di turno, e non sapendo bene quali fossero le proprietà, quanto misurassero, che valore avessero, era anche difficile capire quante tasse far pagare su queste proprietà. Ci si rende conto che c'è bisogno invece di un registro molto preciso, molto aggiornato sulle terre e sulle proprietà in giro per il paese, così che sulla base di quel registro si possano poi far pagare le tasse corrette, adeguate e proporzionali al valore delle terre. Ecco, questo catasto, che consiste proprio in un registro di questo tipo, esiste ancora oggi, molto più moderno di quello del Settecento, però questo catasto nasce qui. Nasce in questo secolo, nasce con lo scopo di valutare in maniera precisa, in maniera anche burocratica, le terre, le proprietà, le ricchezze, in modo da garantire un maggior gettito fiscale. Ci saranno molte resistenze all'istituzione di questi catasti, i nobili faranno di tutto per rallentare il varo di queste riforme, ma un po' alla volta, con fatica, si riuscirà a farli, non dappertutto, vedremo con alcune differenze, ma sarà una novità importante per la razionalizzazione poi degli stati, del sistema fiscale e così via. Ecco, queste erano le cose che secondo me c'erano da dire per introdurre il tema delle riforme. Dalla prossima volta le vedremo in atto, cioè parleremo dei vari sovrani che vi citavo all'inizio della lezione di oggi, di Federico II, di Maria Teresa, di Giuseppe II e così via, e vedremo cosa faranno caso per caso, stato per caso, quali di queste riforme applicheranno, con che successo, con quali difficoltà e così via. E poi parleremo anche dell'Italia, insomma ci sono molte cose ancora da dire, ma intanto penso che la panoramica sia abbastanza completa. Vi ricordo, come al solito, che questo podcast potete ascoltarlo su tante piattaforme, oltre a quella su cui la state attualmente ascoltando, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube. Ma su queste stesse piattaforme vi ricordo che esiste anche un podcast gemello dedicato invece alla filosofia, che si chiama Dentro alla Filosofia. In più, se vi interessano anche epoche diverse, più recenti, sia della storia che della filosofia, potete cercarmi su YouTube, dove sono presente come Ermanno Ferretti oppure come Scrip, e lì trovate centinaia di video spiegazioni su ogni epoca. In più, se volete rimanere informati sui vari video, vari podcast, quando escono, quando non escono, le iniziative del canale e in generale della storia della filosofia che seguiamo, potete seguirmi, se volete, sui social network, cioè su Facebook, Twitter oppure Instagram, dove sono presente col nickname di Scrip, oppure andarmi a cercare su ermannoferretti.it, che è il mio sito personale. Lì trovate anche il modo, se volete, per abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale, che esce una volta a settimana e fa tutto il punto sui
video, le lezioni, le iniziative. Basta, ho finito, ci sentiamo presto per andare avanti con il nostro percorso sull'illuminismo e poi per tante altre lezioni di storia e in parallelo di filosofia. Ciao, alla prossima!